pizza per le Fifi Island. Yeah! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. We are in paradise. Allora, siamo arrivati a Maya Bay per voi di YouTube. Questa qui è la spiaggia del film The Beach con DiCaprio. Infatti oggi c'è qua anche lui a fare il bagno. E vabbè, direi che si è un po' affollata, né? Però ci sta. Cosa ci racconti di questo paradiso? Sì, l'acqua è discreta, dai. Discreta! Visto di peggio. Bastaso. Sai che c'è gente che ti odierà dopo questo filmato, vero? Ma perché che amo troppo? Vabbè, sei in tanti. L'acqua è caldissima. L'acqua è proprio bella. Ditemi voi cos'è questa isola. Ditemelo voi cos'è Maya Bay. Perché io non ho parole. Prima tappa, Maya Bay. Mi è piaciuta. Ci è piaciuta tanto, vero? L'unico conveniente è che possiamo starci, cioè, abbiamo potuto star qua pochissimo, tipo 30 minuti. Perché abbiamo 6 tappe, allora. Quindi non potevamo stare, però. Siamo riusciti a fare un bel po' di foto. Un bel bagno caldissimo. Ragazzi, venite a Maya Bay, merita. Anche solo per aver visto DiCaprio. Ma non l'abbiamo visto? Tu di sì, tu di sì. Sì, c'era. Vero, c'era DiCaprio. Il gnoccolone. DiCaprio, I love you very much. E adesso stiamo andando a fare snorkeling. Dove stiamo andando? Non mi ricordo il nome, comunque è qui vicino, praticamente ruotiamo dietro alle rocce, all'isola, e andiamo a fare un po' di snorkeling e magari vediamo se riuscire a farvi vedere qualcosa. Go!
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Siamo rientrati dalle Fifi. Siamo stati sfortunatissimi per due motivi oggi. Il primo motivo, allora, quando siamo partiti, siamo praticamente, abbiamo fatto un po' il punto con quelli dell'escursione, abbiamo parlato e prima di partire il ragazzo ci ha detto: Nora, ragazzi, oggi mega giornata, mega sole, fortunatissimi, praticamente non si muove l'acqua, quindi anche per la barca veloce nessun problema. Siamo praticamente partiti, tutto tranquillissimo, mare bellissimo, cielo stupendo. Siamo arrivati a Maya Bay, meravigliosa, giuro, meravigliosa. Io ho preso per filmare, oltre a questa reflex e alla mia sorta di GoPro, che non era proprio una GoPro, cioè non è la GoPro vera, originale, ma è comunque una GoPro, avevo portato anche questa fotocamera, che ve la mostro, ecco, che è una fotocamera della Nikon che io ho regalato a Fabio praticamente 4-5 anni fa, adesso non mi ricordo, ed è fantastica perché tiene le alte temperature, tiene le basse temperature la fotocamera, e la cosa bellissima di questa fotocamera era che era waterproof. Adesso ci sono tantissime cose, quando l'ho comprata io, di fotocamere waterproof non ce n'erano così tante. Tra l'altro questa fotocamera l'ho usata praticamente in quasi tutti i video che avevo fatto prima, no? A Bangkok, quando siamo arrivati, quindi ho detto perfetto, faccio i video a Maya Bay, arrivo sulla barca veloce, perché dovevamo andare verso il punto di dove fare snorkeling, mi giro, cerco di guardare le foto che avevo fatto prima, non so come, vi giuro, non ne ho la più pallida idea di come sia successo. Io ho cancellato da questa fotocamera tutte le foto che ho fatto in Thailandia, con Fabio che mi guardava come per dire: adesso non sbraito, perché siamo in mezzo alla gente e perché hai già capito di aver fatto una cavolata, però sappi che sono arrabbiato. Questo era il sottotesto della sua faccia. La mia faccia era tipo: mi viene da piangere, non so più cosa dire, voglio piangere. Ma se c'è una cosa che io odio è cancellare le foto che mi riescono bene, che mi piacciono bene, perché sono ricordi unici, sono ricordi indelebili, cioè non è... è difficile che poi puoi riprendere, non saranno mai gli stessi ricordi, anche se adesso io dovessi tornare a Maya Bay una seconda volta e rifare magari le stesse foto, comunque non avrei la stessa reazione, perché era la prima volta che la vedevo, era la prima volta che facevo quel tipo di escursioni, quindi era tutto nuovo, era tutto speciale e il mio viso sicuramente rifletteva quelle emozioni particolari, quindi ero arrabbiatissima. Il secondo problema arriva quando praticamente scendiamo dalla barca per fare snorkeling. Siamo in un posto meraviglioso, io vedo che inizia a nuvolarsi e gli ho detto: Fabio, no, è solo una nuvola passeggera, passerà, non ti preoccupare, fra 5 minuti passa. La nuvoletta da piccola diventa enorme e praticamente ci siamo trovati sotto, vi giuro, il diluvio universale. Io ero impanicatissima, ci hanno fatto salire, secondo me, molto prima rispetto a quanto dovevamo salire dallo snorkeling. E ovviamente l'isola che volevamo vedere, che era un'isola spettacolare di sabbia bianca con il mare bellissimo in stile caraibico, non abbiamo potuto vederla per questo motivo, quindi abbiamo ripiegato su un'altra isola che era praticamente attaccata poi
al punto di rientro, che è stata ugualmente bella, perché siamo stati lì un'oretta abbondante, un'oretta e un quarto, quindi ci siamo goduti il mare, abbiamo fatto insomma, abbiamo fatto un bel po' di spiaggia, abbiamo nuotato un bel po', però vi giuro che c'è stato un momento in cui siamo andati con la barca veloce che io ero terrorizzata. Fabio, non so come lui riesce a dormire ovunque, cioè ditemi se anche i vostri uomini sono così. Io è una cosa che non sopporto, perché io ci metto anni per addormentarmi. Fabio dormiva in tutto ciò, c'era la gente fradicia dall'acqua che veniva su da tutte le parti, perché c'era la barca che veramente faceva dei salti pazzeschi. E a un certo punto io e Fabio ci siamo girati, ci siamo guardati e abbiamo detto: pensa se i nostri genitori vedessero questo filmato. Nuvole, tempesta, noi in mare aperto con la barca che quasi si ribalta. Ci ucciderebbero. Stasera andremo a cena nel ristorante dell'albergo, perché siamo veramente cotti di andare a cercare un ristorante, non abbiamo assolutamente voglia. Tra l'altro siamo stati fortunati, perché quando abbiamo preso questo albergo, quando l'abbiamo prenotato, c'era all'interno un pacchetto dove avevamo una cena gratis, quindi stasera usufruiamo di questa cena gratis. Poi andiamo da un sarto dove siamo andati ieri sera, che non vi ho vloggato questa parte e ve la dico adesso, perché insomma non volevo mettere a disagio chi c'era dentro al negozio. Ma dato che a giugno abbiamo un matrimonio, abbiamo deciso di farci, diciamo, cucire su misura i vestiti e basta. E direi che per il momento è tutto, vi saluto e ci vediamo magari stasera a cena, dove vi farò vedere le delizie della cucina thailandese. Look of the evening! Vestitino preso in Thailandia 2 anni fa, scarpette, sandaletti con delle gemme verdi e orecchini, semplice, trucchissimo. Fabio dice che è complicato, secondo me è semplicissimo. E Fabietto, fatti vedere in tutta la tua beltà, magliettina con simbolo della fertilità. Mi vuoi dire qualcosa, Fabio? No, l'ho presa cattolica l'anno scorso. Ah, comunque, simbolo della fertilità, semplicissimo bragoncino blu e ciabatte. Davvero uomo che non deve chiedere mai. Cioè, guardate che bello che è il posto dove stiamo andando a mangiare. Praticamente il nostro albergo è la stessa postazione dove facciamo la colazione. Qua c'è una piscina, una delle due piscine. E adesso andiamo a fare la pappa. E questa, questo è il ristorante. Quello è il nostro tavolo. Thank you. C'è la musica thailandese. Thank you. La piantina. Thank you. Cioè, guardate che bello. Con loro che fanno le cose sul momento. Ma poi quanto è rilassante la musica thailandese. Sì, troppo. Mentre ceni. Come fin troppo. Guardate la meraviglia di questa frutta. Oh mio Dio. Io la mangerei tutta. Oh, ma che meraviglia è. Prendi uno che ti ispira. Dai, prendo un mango. One mango. Che tipo di latte è quello lì? È latte, che latte è quello lì?
buono. Siamo appena tornati da un giro in centro dopo che siamo andati dal tailor a farci vedere il vestito. Mi ha fatto vedere la prima bozzetta e sembra già carino. Vedremo. C'è. Vedremo. Nel frattempo, come avete visto, Fabio si è pappato un bel gelato. Quel faccioso. Perché l'hai filmato? Sì, l'ha filmato. Fabio si è pappato un bel gelato al mango. Buonissimo. L'avevamo visto, tra l'altro. Cioè, io sapevo già che c'era, perché avevo guardato vari vlog di vari vlogger. Però quella tecnica lì per fare il gelato l'avevamo vista anche Italians Got Talent quella di Filippica, giusto? Che c'era un ragazzo italiano che ha rifatto questa tipologia di gelato. Sì, ha proposto in Italia questa tipologia di gelato, questo modo particolare per fare il gelato. E mi aveva ispirato un sacco già quella volta lì. E stasera abbiamo deciso di provarlo. Fabio l'ha provato al mango e lui l'ha mangiato, perché in realtà stiamo facendo, abbiamo già fatto prima di partire, ma stiamo facendo anche adesso, una cura di fermenti lattici in modo tale da non stare male mentre mangiamo. E quindi ci siamo presi come souvenir questi. Vediamo se riescono a prenderli. Cioè, guardate cosa sono. Guardate. Oh, adesso ve ne faccio vedere uno. Praticamente sono le ananas di Phuket, o di Phuket, come ci puoi chiamarle, che sono queste piccole meraviglie. Ecco, bravo Fabio, metti la mano, così, ecco, adesso è fuoco. Sono queste piccole meraviglie, cioè guardate quanto sono carine. Sembra una mela a forma di ananas, però. Sì, sembra una mela a forma di ananas, ma la cosa bella è che sa di mela. Cioè, il sapore è una metà via tra la mela e l'ananas. Però è croccante come la mela ed è dolce come la mela. È dolce, è come una mela caramellata, ne stavamo parlando l'altra volta. A lui ad esempio non è che fanno impazzire. Perché no, comunque mi piace di più l'ananas classico. Sì, l'ananas classico è molto più acidulo, è più aspro, invece questo è più zuccherino. Io ovviamente preferisco questo che è più zuccherino. Però è una particolarità di Phuket che ha queste ananas. Esatto, però è una particolarità di Phuket e a me ispirava tantissimo quando l'abbiamo vista nelle bancarelle, che qua in Thailandia praticamente ci sono le bancarelle giganti di frutta. Cioè, non ho saputo resistere, ho detto vabbè, se, dato che devo riempirmi la pancia per prendere il fermento lattico stasera, mi prendo queste meraviglie. Ma se io provo a sgagnarle, sono giuro croccantissime, cioè proprio mangiare una mela caramellata. Allora, io non vi ho ancora ripreso patong post domani lo facciamo, lo faremo, ma c'è un motivo se non ve l'ho ancora fatto vedere, perché dopo, cioè, perché secondo me è la parte meno autentica nella Thailandia e anche la parte un po' più brutta. C'è una parte caratteristica, perché alla fine sai che quando vai a Phuket c'è anche quella parte, vabbè, si va a vedere perché è caratteristico, però non è, diciamo, che io sono rimasta colpita in modo positivo. Anzi, più che altro a un certo punto ho pensato di avere la faccia da tossicodipendente, perché è vero, la shisha a lui continuano a chiedere se vuole shisha coca, ma che ho la faccia da tossico, secondo me sì. Cioè, non penso. Probabilmente sono gli occhi rossi dal sonno. Vabbè, e vengono confusi per gli occhi da droga. Ma c'era il menù, cioè nel senso, ti danno il menù e scegli quello che vuoi. Mi documenterò personalmente sul menù delle donne. Vi dirò cosa propongono. No, non si documenterà. E mentre Fabio mangia, io direi che è arrivata una certa. Si è fatta una certa. E potremmo andare a letto, anche perché domani giornata relax, quindi magari vi rifaremo vedere Patong Beach. E invece dopo domani vi lascio solo questo. Dopo domani andremo qui e io non vedo
l'ora, letteralmente l'ora di andare alle Simila. Dai, l'ho detto giusto? Simila. Scorcio. Non vediamo l'ora. Ah, grazie a me. Guarda, guarda cosa, cioè, guardate cosa mi dà la scorcia. Beh, vabbè. Noi ragazzi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo. Sono già diventata tailandese. Al prossimo video. Ciao!